uscire contro i Green Toast, si ritorna a vincere dopo la parentesi della scorsa volta. Infelice. Diciamo che dopo la settimana scorsa avete avuto un po' di paura, vero? Perché allora, diciamo che è la prima volta che perdevate. Sì, ma dovevamo, ad essere sinceri, dovevamo perdere anche con i Black Mamba, perché un paio di partite giochiamo male. Ma voi ormai si sa, è stata una bella... si sa che voi se ne di più e... noi siamo e incassate pure gol. Zemaniana. I Grintosi erano in 5, gli mancavano magari gli uomini più forti. Mezza squadra mancava. Gli mancava mezza squadra. Sì, hanno concesso. A noi mancava mezza difesa comunque. E poi avete battuto su una squadra come i Grintosi, cioè. Forti, dico. E questa è una vittoria pesantissima. È una vittoria pesante. Però loro hanno sempre una partita in meno. Loro hanno, devono giocare, devono con, giocare con i Galacticos. Oggi hanno vinto 14-5. Esatto. Un'altra bella partita. Speriamo che la prossima siamo contro la sua squadra. Che vinceranno facile. Risenta la Monica. Eppure secondo me la Monica, secondo me. Sarà il portiere. Secondo te cosa? Ma mi deve. Visto che gioca contro San Pino e Catalano. Contro di me non gioca. Io non posso giocare la Monica. Ecco, però c'è Catalano. Gioca con noi la Monica. Gioca con noi contro la sua squadra. Diciamo che è un derby per te, dai. Sì. Anche per me, visto sì, che loro tre hanno pure giocato pure. Immagini che sarà quello che. Complimenti. Oh, qui Grintosi, gesto di fermo. Tutti erano altra parte. Manco voi eravate tutti, quindi. Vabbè. Gran bella partita, vero Andre? Sì, voi perché avete perso? Cosa è successo ai Grintosi? Noi abbiamo giocato male, loro hanno giocato meglio. Hanno giocato meglio. Ho fatto minchiate. Il riposo vi ha fatto male? No, è il riposo. Perciò dire che vincevate 2-0, perciò che avete giocato una bella. Io l'ho detto nella scorsa intervista che per me sono la squadra più forte della serie. Però ci hanno battuto, quindi vuol dire che loro sono più forti di noi. Vabbè, insomma. Assolutamente. Vabbè, io che mancava un certo di così, di buono, pizzuto, che è chiaro. Così, mischino, nomi così da buttare. Dai, che già mezzo. Va bene, no, vabbè, un piacere parlare con voi. Alla prossima, ragazzi, auguri di buona Pasqua. Ciao, 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 ciao. Allora, atletico ma non troppo, una rimonta pazzesca perché comunque siete partiti molto male, dicevi tu prima, 3 gol nei primi minuti. Una rimonta minuti pazzesca perché abbiamo fatto un inizio pazzesco, cioè non abbiamo giocato per 5 minuti buoni dopo il fischio di Palazzolo. Abbiamo giocato, loro non hanno giocato come nel primo tempo e abbiamo ripreso. Diciamo che sono stati molto bravi comunque da Agostino e Minnella in questa rimonta. Cioè. Quando giochiamo a pallone, quando loro due giocano a pallone combinano bene. I gol li riescono a fare, purtroppo, cioè se fossero continui lungo tutto l'arco della partita non avremmo solo 4 punti. Peccato per l'ammunizione alla fine, però qualche decisione non è stata perfetta, però. Per il gol sbagliamo annullato, no, sbagliano loro sotto porta, sbaglia anche per l'altro. Il gol annullato a Petralietti se te la sei fatta. Non l'ho visto perché sopra, ho bucato, diciamo, l'uscita, quindi io già stavo, già stavo pensando a come giustificare l'errore, però meno male. So che ho sentito che Cordaro ha sentito un contatto, quindi mi fido di lui. Questo pareggio comunque macchiato da questa ammunizione di Minnella, comunque diciamo che questa partita dimostra che ve la potete giocare. Sì, ce la possiamo giocare anche perché loro, se non sbaglio, era la, da quando inizio il campionato, la seconda o la terza partita che erano al completo. Quindi sono una bella squadra al completo, forse non sono del tutto al 100%, però Di Marco, Bellanca, Petralia sono dei bei giocatori. Poi Mesiti oggi ha operato anche bene. È stata una bella partita, dimostra che già mercoledì contro il TNT non possiamo fare altro che vincere. Martedì. Martedì. E allora ci vediamo martedì, in bocca al lupo. Al Garden Center. Blue Lions un punto d'oro contro la capolista, chi l'avrebbe mai detto? Eravamo pure in vantaggio. Potevate pure vincere, attenzione. Subito abbiamo preso un gol, ma ragazzi, abbiamo cercato di fare tutto il possibile, sì, è stata una partita fantastica, la partita di tutto. Dalla tribuna ti chiamano tutti per voi, alla tribuna. Sì, sì. Il nostro portiere. Ragazzi, abbiamo avuto un muro in difesa, un muro. Oggi partita fantastica, veramente. Il portiere ha fatto delle parate incredibili. La squadra ha giocato vero. Oggi per me è come se avessimo vinto, veramente. Col cuore. Un punto che vale come una vittoria, sono d'accordo con voi. Sì. Abbiamo buttato sangue, anima, tutto. Grande la Monica, grande la Monica, veramente. Tanto impegno da parte di tutti, grande cuore oggi, è vero. Sì. Cioè, se la vincevamo non compravamo niente. E infatti, peccato quel gol subito alla fine. Non ha distrazione. Eravamo 5 contati contro. Sì. Oh, sì. 5 contati contro la prima, dico. Esatto. La prima. Sì. Incredibile, davvero. Sì, sì. Questa è la dimostrazione che possiamo fare di più, la classifica bugiarda. È vero.
Dai. Magari gli avversari vanno sottovalutato forse. Perché abbiamo vinto contro gli Avengers. Tanto, credevano di vincere forte. Credevano di avere la vittoria in pugno, ma abbiamo fatto capire che ogni punto si deve guadagnare in questo campionato. Assolutamente. E adesso zona playout, magari potremmo morale questa vittoria, questa pareggio. Come questa, dobbiamo giocare ogni partita come questa di qua. Esatto, come se fosse sempre contro la prima e dobbiamo giocare. Ci dobbiamo salvare per forza. Va bene, siete complimenti e ci vediamo alla prossima. Ciao. TLT, un'altra importante vittoria per cercare di arrivare in zona tranquillità, per sperare in un campionato migliore rispetto a quello che è per ora. Che è Kajagi? Oggi peccato per ti sei mangiato un bel po' di gol per arrivare alla tripletta pure. Ci ho provato però non ci sono riuscito. Alla fine il nostro problema è che manchiamo bene o male, manca sempre una persona a completare la squadra. E c'è chi si improvvisa portiere, altri ruoli, però... Portiere che avete concesso la Monica che si è portato il cervello, sì, oggi. Contro noi è sempre un fenomeno e poi è stato un'ora a parlare praticamente. Ha tastato vacante, oh quello segna da fuori! Sì, che tutto il tempo... Perché beh, ci conosce ormai noi benissimo perché ha parlato un sacco di volte con noi, quindi sa bene o male come giochiamo. Vabbè dai, è una bella stagione, cioè una bella vittoria, sperando in una stagione... che possa crescere, dai, il speriamo. Ci vediamo, dai, ciao. Ciao. Super Santos, seconda vittoria consecutiva. Dopo il riposo che avete fatto la stessa volta, diciamo che di sopra i My Vest hanno pareggiato. I My Vest, i Black Jack, Jack. Pure. Quindi noi abbiamo fatto oggi 3, virgola. Una tripletta e lo scarto. Una tripletta e lo scarto. 3.5. Cazzo! Ci voleva. Forse potevate fare qualcosina in più. Caruso ci ha provato più volte, lui però pure. Non ci è riuscito. Pure. Eh sì, quota 2 entrambi. Sì. Però tutto sommato, visti gli altri risultati, che eravate quarti. Adesso saremo magari. Forse secondi. Sì. Abbiamo gli scontri diretti col Blackjack. Con i Galacticos, sì, ancora sì. Con queste squadre. Io ho festeggiato il mio compleanno con tre gol della Madonna. Nel migliore dei modi, grande tripletta, grandi cose. Sì. Ha fatto tre gol. Non potevo chiedere di me. Stasera si tromba. Ok, ciao ragazzi. Prossimo turno avete i Blue Lions, secondo me hanno fatto un'impresa. Palotelli. Prossimo turno i Blue Lions, secondo me hanno fatto un'impresa contro proprio i Blackjack. Come sarà? Dovete fare più bonus possibile adesso. Allora, è una questione di punti. Siamo famosi perché vinciamo, ma vinciamo molte partite proprio risicate. Tipo quella con i Green. Vabbè, i Green sono bravi. Sì. In Real Lucia abbiamo pareggiato 2-2. Cosa del genere, sì. Quindi noi di solito partiamo con. Dobbiamo fare punti bonus, ma poi non ce la facciamo neanche a vincere. Quindi speriamo bene. In bocca al lupo, allora, buona Pasqua, alla prossima.